Là c'è il porto e qui una delle vie principali, via Pitagora. C'è qualcuno che impara a guidare qui in mezzo, bravissimo. Militari, sì. Il porto vecchio, diciamo. Poi c'è una marina dall'altra parte della collina. Pitagorio. Io dico Pitagorio, adesso non so se dico giusto comunque. Io dico così. Ci siamo capiti comunque. Cosa intendo? La sera qua ci sono ormeggiate tutte le barche di quelle che portano a fare le varie crociere. Torno al le varie isole qua vicino, qualcuno è ancora qua ormeggiata perché fanno magari delle crociere pomeridiane. Sì. Sempre in fondo al porto, ancora una vista sul castello, quello che ne resta. Poi qui c'è un parcheggino e poi un parcheggio lì dove partono le navi. Sopra Pitagorion ci sono anche delle pale eoliche, le si vedono là sopra le case. Che fa tira spesso vento. Là c'è una spiaggia là in fondo, te, sui ombrelloni. Vedi? Là dopo il molo. E parecchi direi. Uno è attaccato all'altro. Cioè venire a Samos e non prendere l'auto per girare l'isola è un po' uno spreco di soldi, né? Ci sono tante di quelle belle spiagge, andare a vedere posti un po' fuori mano. Qualche yacht parcheggiato, se così si può dire, un po' ormeggiato. I locali del centro e la via centrale, che la sera, questa parte qua la sera è pedonale, quindi lungo il molo, qua al porto, questa zona ci sono i locali e la strada principale sono pedonali.